Hey Cucci, ben ritrovati dal vostro Andrenico 91 su Yokai Watch Nuzlocke. Nello scorso episodio ho perso due yokai, non che erano particolarmente forti, ma alquanto importanti a livello emotivo, sentimentale, perché comunque sia, erano due yokai che avevo dall'inizio del gioco. So già con chi rimpiazzarli, quindi purtroppo è successo, la run perfetta non esiste, a meno che davvero non hai un culo della Madosca, ma se no la run perfetta non potrà mai esistere. Ad ogni modo bisogna andare avanti, bisogna completare anche l'ultimo capitolo di Yokai Watch Nuzlocke e porre fine a questo massacro. Ben svegliato Nate, buongiorno, buongiorno, buongiorno Whisper. È un po' apatico Nate. E ha ragione di esserlo. Che piano abbiamo per la giornata? Continuo a pensare a quello yokai nella sfera di cristallo di Draghetto. Draghetto non ha detto che gli yokai vogliono invadere il mondo degli umani? E lui sta tranquillo. Che piano abbiamo per oggi? Ma forse fermare un'invasione? Yokai oltretutto. Di solito per venire qui uno yokai deve avere permesso di Elmo il Grande. Sembra proprio che qualcosa di grosso stia accadendo allo Yokai World. Quindi dovremmo andare allo Yokai World. È arrivato il tuo amico Nate. Oh, chi? Lucio! Ciao Lucio, che sorpresa, come stai? Ciao Nathan, un secondo? Ho bisogno di parlarti di una cosa, c'è un segreto che non ho mai rivelato a nessuno finora. Che segreto è? Non so chi altro potrei confidarlo, forse penserai che sono matto. Da un po' di tempo vedo delle cose, sono piccole, strane e sono ovunque. Creature misteriose, non sono sicuro di cosa siano esattamente. E c'è proprio uno dietro di te in questo momento. Un attimo, Lucio, riesce a vedermi? Ah, e ora sto anche parlando. Oh cielo, può sentire la mia voce? È proprio una situazione curiosa. Non mi sembra che abbia uno Yokai Watch o niente di simile. Aspetta, Nate, sta parlando con te, lo vedi anche tu? Io... sì. Ti sembrerà strano, ma ho fatto un sogno questa mattina. Eravamo usciti insieme, io e te, e andavamo a Yokai World, un posto sulla vetta del Monte Selvoscura. Ci siamo arrivati usando una chiave che ho da quando ero bambino. Tu hai una chiave. Così, una chiave random. Va bene. Non ti sei mai chiesto per cosa possa servire? Non hai mai chiesto a un genitore, a un tutore? A qualcuno? Mi sono svegliato convinto di dover raggiungere quel luogo a ogni costo. E ho pensato che forse tu puoi aiutarmi. Che cosa ne dici, Nate? Vuoi venire a Monte Selvoscura? Magari il tuo strano amico vuole accompagnarci. Certo, Lucio. Whisper, il valletto yokai è al tuo servizio. No, tu sei al mio, non al suo. Chiariamo un po' sti punti. Il tuo sogno deve essere stato causato da un'anomalia yokai world. Probabilmente sta accadendo qualcosa di molto grave laggiù. C'è bisogno di fare un'attenta investigazione. Whisper ha ragione, andiamo a controllare. Il posto che ho sognato era dietro al santuario del Monte Selvoscura. Non è dove si trova l'albero sacro? Sì, credo di aver visto anche un grande albero nel mio sogno. Sembra proprio un segno del destino. Vi spiegherò tutto più tardi, ma ora dobbiamo correre al Monte Selvoscura. E corriamo al Monte Selvoscura allora, dai. L'ultimo capitolo, arrivederci, yokai. E uno che legge questo titolo dice, ma io non proprio voglio lasciare, non mi sento di lasciare lì yokai. Dunque, dovrei andare al Monte Selvoscura, ma prima bisogna cambiare yokaia. Allora, vediamo un po', è in uso. E vediamo un po'. Altro? No, era la A e scambio, sì. È un po' che non scambio yokai. Dunque, Kamasan. In teoria io ho reclutato yokai che so che questi yokai sono tutti quanti yokai, tranne un paio, tranne due o tre, che non posso mettere in squadra. Che posso mettere in squadra, perché l'ho reclutato. Infatti non ho reclutato nessuno se non automaticamente o qualcuno che possa comunque sia essere di intralcio per il resto del team. In teoria Amnesio dimentica, potrei metterlo in squadra perché è il primo che ho incontrato a Valdoro Centro. Potrei mettere... no, rivelano... questa... Tristina no, ma Buzzlight sì, perché Buzzlight l'ho cambiato. Quindi non lo so però. Non mi ricordo di preciso, ma io metterei poco tanto.
Che non è malaccio, ma insomma è un po' basso come livello, eh. Allora, ci facciamo così, così si prendono il busto di amicizia. No, a posto così. Ora devo andare a farmare un pochino, quindi ci rivediamo fra poco. Direi che l'allenamento è andato abbastanza bene. Insomma, diciamo che c'è chi è salito un po' di più, c'è chi è salito un po' di meno, ma è in linea di massima. Quindi è il momento di andare a vedere cosa da dirci Lucio, anche se oramai è il momento di vedere cosa dobbiamo fare qui al Monte Selvoscura. Dobbiamo andare nello Yokai World. Oramai sappiamo bene quello che c'è da fare, che abbiate giocato o meno la storia del primo Yokai Watch. Insomma, quello che è stato detto prima è alquanto palese. Ci siamo, questo è il posto che ho sognato. Da qui sono riuscito a raggiungere Yokai World. Credi che sia possibile, Whisper? Certo, le parole di Lucio sono come una profezia. Quello laggiù non è altro che un ascensore Yokai. È una sorta di collegamento tra il mondo degli umani e Yokai World. Forse è un po' avventata, ma che dite di una gita Yokai World? Bisognava andare nello Yokai World anche sotto, nelle tre parti inferiori o solo sopra? Perché mi sembra che per il rango S bisogna andare nello Yokai World per combattere i tre yokai che sono nelle parti più profonde. Possiamo davvero arrivare a Yokai World da qui? Assolutamente sì, ci serve solo... deve essere qui da qualche parte. Il fatto che spunti dal terreno non ha senso, perché Whisper ha dato delle botte all'aria, quindi... boh. Quindi devo aprire questa serratura, giusto? Ed ecco che la Slot Kai diventa un ascensore. O meglio, il grande albero. Salve, benvenuti all'ascensore Yokai. Ci porterà Yokai World in un batter d'occhio. Wow, andiamo. Io non sono tanto convinto di potercela fare però contro il Poliministro. Sapete? Va bene che ho Crinicoma, va bene che ho Jibanyan, va bene che ho tutte oltre 50. Ma... boh. Oddio, vedendo il team com'è ora, ho molti attaccanti rispetto a quanti ne avessi nello scorso Yokai Watch. Nella mia prima run di Yokai Watch. E poi era una run senza che fosse Nuzlocke, invece la Nuzlocke è molto più tosta. È identico al luogo che ho sognato, mi è stranamente familiare. Sì, perché tu sei il figlio del grande re Enma. Il re, non Enma il grande re Enma, che sono due yokai distinti. Quello che noi conosciamo, il grande Enma, sarebbe il figlio o il nipote. Non mi ricordo bene di preciso se è anche lui il figlio. E Lucio è il figlio di Re Enma lo stesso, sono fratelli. Non mi ricordo di preciso questa cosa perché Yokai Watch 3 lo sto giocando ma è in giapponese. L'anime ho guardato solo qualche riassunto e non sono neanche arrivato agli episodi del... se li hanno fatti addirittura del Re Enma, queste cose qui, quindi non so proprio nulla. Magari qualcuno di voi che si informa di più sicuramente c'è. Ho letto qualcosa sulla wiki, ma non mi ricordo neanche. Insomma, proprio pessimo, pessimo, pessimo. Questo dorme, sì, infatti. E dovrei averlo tutti quanti i carichi, oh yeah. Andiamo allora. Ah, ma incontriamo Velenotto! E Velenotto è il primo yokai nemico che incontriamo, quindi posso metterlo in squadra! Sì, perché gli yokai che abbiamo incontrato lì all'inizio non sono yokai nemici, sono yokai che stanno lì. Mentre Velenotto è il primo yokai con cui è possibile combattere che incontriamo. Posso mettere squadra Velenotto. Ottimo, ottimo. Dov'è Pennino? Pennino? Perfetto. Come hai potuto pensare di portarlo qui, Nate? È la nostra ultima risorsa contro Poliministro. Accidenti, il ragazzo sembra arrabbiato. Che gli hai fatto, Nate? Niente. Non gli possiamo permettere di proseguire per nessuna ragione. Deve andarsene, che lui lo voglia oppure no. Bella Velenotto, grande, grande, grande. Mi ero dimenticato che Velenotto è il primo yokai nemico, tra virgolette, che incontriamo. Ritmo rilassante di Digimon, ma lasciami fare qua, che sono super contento di avere uno yokai più decente da mettere in squadra. Che bello. Vai. Crinicoma. Cavolo. Non gli ho fatto nulla. Immaginate contro il Poliministro come sarà.
Se non sbaglio, Velenotto Velenombra si può prendere anche in questo Yokai Watch, se non ricordo male, Perché c'è anche Gelo Coda. Quindi dovrebbe potersi prendere anche Velenombra. Oddio, poco tanto che faceva? Mo lo scopriamo. Dai. Sì, non ricaricate voi, Ah, più soldi, è vero. Ma mi sono ricordato. Vabbè, poco tanto lo levo subito. Mi serviva come uno yokai da mettere in squadra per andare avanti. Ah, fatta Velenotto, ottimo. Non so se tolgo Velenotto o Bas-Bas. Non lo so, devo vedere chi mi sta più antipatico. Perché la fila sotto, l'unico che mi è simpatico della fila sotto è nonno... è Offam. Quindi vediamo un po' come stanno le cose. Ok, hai vinto. Ma io non mi assumerò la responsabilità delle conseguenze. È tempo di chiarimenti. Tu chi sei e perché mi stai aiutando? Dobbiamo andare avanti. Ci lascerai passare? Va bene, Nate. Come vuoi. Ascoltami con attenzione, Lucio. Io? Che cosa? Se vuoi proseguire, hai bisogno di sapere la verità. Vi dirò che cosa sta succedendo tra il mondo degli umani e Yokai World. Un tempo, questo era un luogo pacifico, sotto il dominio di Emma il Grande. Viviamo più a lungo degli umani, ma anche la nostra vita ha un termine. Dopo il regno di Emma il Grande, alcuni yokai marini hanno preso il controllo. Il partito del grande capo Tentaculus Poliministro è salito al potere. Non è vero che stia saccando tutto questo mentre ero intrappolato. Emma il Grande vuole un mondo in cui far convivere gli yokai e gli umani. Il tuo Yokai Watch è stato creato proprio per questo, Nate. E sappiamo che non è vero. Dopo la sua morte, il suo desiderio è diventato quello del suo popolo. Però... Poli Ministro ha gettato il regno nel caos dopo la sua presa di potere. Però non è stato abbastanza, ora vuole dominare anche il mondo degli umani. Ecco perché quegli yokai malvagi stavano organizzando un'invasione. Esattamente. È successo tutto a causa dei risorti in Yokai World. È per questo che anch'io ho sognato di essere attaccato dagli yokai? Emma il Grande aveva un figlio, il cui potere non era ancora stato risvegliato. Fino ad allora dovevamo proteggerlo. Lui era la nostra unica speranza. Lo abbiamo aiutato a fuggire nel mondo degli umani e cancellato i suoi ricordi. L'abbiamo fatto per difenderlo, affinché poi il ministro non lo trovasse. E quello sarei io! Non è possibile! È esatto, quanto a Nate. A differenza degli altri umani, hai accettato l'esistenza di noi yokai. Ho pensato che Lucio, l'erede di Emma il Grande, fosse al sicuro con te. Devi trovare un modo per annientare Poli Ministro, Nate. Lo farò. Sono felice di essermi fidato di te. Ti sarò eternamente grato. Se avrai bisogno di aiuto nelle battaglie, potrai chiamarmi in ogni momento. Datevi la manina. E via! Velenotto! Yeah! Vuoi dare un nome a Velenotto? Idra, che poi Idra è il nome casuale, quindi scegliamo Idra. Mi piace Idra. Perfetto. Lo yokai Idra è stato aggiunto al medaglium. La cosa imbarazzante è che ho incontrato più yokai qui che volevano diventarmi amici piuttosto che sul primo. È molto imbarazzante la cosa. Che cosa dovrei fare ora? Lucio, credo che sarebbe meglio che tornassi a casa. Lascia che sia Nate a sconfiggere Poli Ministro. Avremo bisogno di te quando la nostra missione sarà compiuta. Ah, d'accordo, vi aspetterò a scuola. Andrò io con Lucio, lo riporterò sano e salvo a casa. Buona fortuna. È una grande responsabilità, Nate. Abbiamo il destino di due mondi sulle nostre spalle. Non permetterti ansia. Facciamo del nostro meglio per sconfiggere Poli Ministro. Non aspetto altro. Ora, io dovrei mettere in squadra Velenotto. Idra. Bene, ho messo Velenotto in squadra, l'ho anche potenziato con qualche... con l'equipaggiamento, quindi direi che possiamo andare senza problemi ora. Oh, c'è Nerorco. Alt! Ho detto Nerorco e Koros. Porca miseria. Alt, io sono Koros, una delle guardie personali di Emma il Grande. Anche se il mio sovrano non c'è più, io gli resterò fedele per l'eternità. Se desiderate entrare, preparatevi a essere giudicati da me.
Vediamo, quante missioni hai completato? 25. Sei un pro alleato perché ha bisogno di aiuto. Continua così, potete passare. Andate, forza! Ah. Andava a missioni? A quante missioni si completavano? Oh, scontro serpe? Bene, proprio incappato. Vediamo un po'. Oh, Mutevisia, Mutevina, come si chiama quella? Quindi avrei incontrato forse scontro serpe come nemico. Chi lo sa? Vediamo un po'. Bluetooth. Fermi, non fate un altro passo, ve lo ordino. Se siete qui per superare questa soglia, proseguire, immagino. Però Embe Grande in persona mi ha incaricato di sorvegliare questa porta. Non posso permettere a un umano che non conosco di proseguire. È chiaro? Oh, è chiaro. Bene, la tua è una risposta sincera e l'onestà è una virtù che va premiata. Lascia che ti faccia solo una domanda molto importante. Su ordine di Embe Grande, i bambini non possono superare questo punto. Per questo è mio dovere respingere chiunque non sia un adulto. Svelami dunque chi ho di fronte, sei un bambino o un adulto, e rispondi sinceramente. Sapete, Bluetooth può sembrare un orco cattivo, in realtà è un orco che apprezza l'onestà. E infatti è molto gentile anche. Sono un bambino. Certo, mi è bastata un'occhiata per capirlo, però volevo accettarmi che non fossi un bugiardo, non sopporto le bugie. E tu hai dato prova di essere onesto. Puoi procedere quando lo desideri. Ricordati sempre il valore dell'onestà anche nella tua vita futura. Beh, grazie. E proseguiamo? Altri yokai cattivi. Non c'è nulla lì. Ma cos'è, neve? Qui cosa c'è? Le tecniche migliori, oh ragazzi. Tecniche migliori, andiamo subito a Hydra. Perché è un tipo molto tecnico, comunque si vede notto, quindi ha bisogno. Volevo solo aprire lo scrigno, accidenti. Apriamo, vediamo un po'. Cosa mi dà? Qualcosa di inutile. Oh, Nero Orco. Io sono Nero Orco, il valoroso, e la mia forza fa tremare le genti. Embe il Grande ne era consapevole e mi ha messo a guardia di questa porta. Oh, Embe il Grande, tu incarnavi davvero il meglio del tuo popolo. Anche dopo la tua scomparsa intendo proteggere questa soglia con la vita. Ho il dovere di giudicare se vi meritate di oltrepassare questa porta. Vedo che hai combattuto 159 battaglie nella tua vita. E sei ancora tutto intero. Sei forte considerando che non è un aspetto proprio forte. Voi se mi piacete potete proseguire. Vada come vada, continua a batterti per ciò che è giusto. Ti fortificherà. 159? Va bene che mi sono potenziato con le sfere, ma... solo 159 battaglie? Questi yokai bianchi sono monocromatici, sono praticamente di sotto il controllo del poliministro, per questo sono bianchi, è come se non avessero più un'anima. Oh, eccola qua, un'altra sfera, va, meglio di questo che vuoi, talismano forza, ok, siamo arrivati dunque. Ci siamo. Ricarichiamo gli yokai e attiviamo questo trust pack. Ancora dorme? Bah. Dopo la battaglia allora, probabilmente. Nulla? Nulla. Eccolo qua. Ah, è lui! Madonna che mani. Poli, pa. In carne e tentacoli.
Io sono Tentaculus Poliministro, il grande capo yokai. Mi sorprende che una piccola creatura umana sia riuscita ad arrivare fino a qui. Deve friggere come un calamaro dalla valle di unire gli yokai e gli umani. La tua razza inferiore dovrebbero essere gli yokai a controllare il mondo. Sei un pulpo egoista, eh? L'hai capita? No. Non hai mai pensato che gli yokai apprezzino gli umani e viceversa? Se non lo capisci, non sei nemmeno degno di regnare in un acquario. Esatto. I miei amici non vogliono dominare, ma solo vivere in pace insieme a me. Credi di darmela a bere? Gli yokai sono alle porte di una nuova era, e non permetterò a un piccolo umano insignificante di mandare tutto in fumo. Le mani. Le mani come primo bersaglio. La prima battaglia potrei anche cavarmela. Beh, non sta facendo molti danni per ora, eh. Però non mai dire mai. Non era le mani il primo punto da colpire? Io mi ricordo che erano le mani un punto da colpire perché incantava, mi sembra. Infatti è andata una. Vedi, con le mani mi ha risucchiato l'energia e mi ha risucchiato. Ah, anche quell'altra è andata. Buono allora. Piano. Ah, si è purificato. Rincantatelo. Dai. Mannaggia i simboli. Vai, Velenotto, cioè Idra. Boh, non lo so. Velenotto comunque sia, il suo Energy Max sale molto velocemente, quindi lo tengo un attimo dietro. Latte a Gibanian. Si sale l'Energy Max, l'energimetro. Vai. Pronti. Vai. È mancato, non lo so. Ah, no, Crinicoma. Vabbè. Crinicoma è spirituale. Direi che non è molto azzeccato. Vabbè dai, tanto oramai. Oramai ci siamo quasi, quindi. E andiamo allora, dai! Ragazzi! Thank you.
Grande! Perfetto, attaccatemo. Fate quello che vi pare. Tanto la mai è fatta, ragazzi. È inutile stare a tergiversare. Eccolo là! Senza che servisse Velenotto. Ma questa è solo la prima lotta. Questa sapevo di farcela. Quella che penso di non farcela è quella contro il vero Poliministro, contro la sua trasformazione. Ah, però. E sfera mega, subito a Velenotto. Insieme alle sfere grandi di prima. Perché? Perché ha voluto metterti in mezzo? Sei stato tu il primo a voler ficcare il naso nel mondo degli umani. Yokai World non appartiene a un solo individuo. E di certo non a te, che ne sarebbe della nostra reputazione. Polipua, forse avete vinto questa battaglia. Ma la guerra non finisce qui. Entrambi i mondi saranno presto nella morsa dei miei tentacoli. Aspettate e vedrete. Che bella immagine. Non te lo permetterò. Che gran buffone. Tornando a noi, è stato un lungo viaggio, Nate. Sì, hai ragione. Abbiamo portato la pace del mondo degli umani, siamo dei veri eroi. Posso tornare alla mia vecchia vita da valletto. 3 pasti al dì e 1 pisolino. Mi sento lo yokai più fortunato di tutto il mondo degli umani. A proposito, è ora di tornare, Nate. Ti seguo. Per prima cosa sarà meglio andare a parlare con Lucio. Oh, certo. Avevo dimenticato che ci sta aspettando a scuola. Forza, Whisper. Sì, sarebbe bello. Bene, sfere assegnate. Vuoi teletrasportarti all'ingresso, certo. Gnom. Un sol boccone. E bene, andiamo allora. Ehi, Nate, siamo salvi. Meno male, ho un brutto presentimento. Non è ancora finita, ma soprattutto il peggio deve ancora venire. Cioè, che cosa vuoi dire? Oh no. Whisper, va tutto bene? Non lo so, lo spero, avverto un'aura molto forte. Davvero non avete notato niente? Allora siete proprio senza speranze. Gli alleati del Poliministro sono venuti a rompere i sigilli in vostra assenza. Valdor è diventato un enorme presidio di yokai. E ora ne avrete la prova. Sì, finalmente sono tornato dal mio lungo sonno. Ah, attenzione, di nuovo! No, non è possibile, no! No, 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 ho detto no! I sigilli sono stati infranti e il mio potere sta risorgendo. Questo mondo presto sarà nostro. E tu sarai un bocconcino succulento. Ma dobbiamo raffrontare tre salamandre? Ma non mi ricordavo che bisognasse riaffrontare. Non mi ricordavo bisognasse riaffrontare il tipaccio. E va bene. Meno male. Ah, non ancora? Ah, penso di averlo sconfitto. Eccolo. Ora sì. Ah. Mamma mia, che due palle. Oh, ma 10 minuti ci ho messo, eh. Cavolo, 10 minuti. Vabbè che salgo di livello, ma 10 minuti. Colpi nascosti, però. Colpi nascosti. Va bene. Ad ogni modo, penso che per questo episodio la finisco qui, perché davvero nel prossimo c'è il Poliministro, proprio siamo al top proprio. Ascolta Nate, degli yokai sono diretti qui dagli abissi di Yokai World, e se Trisalamandra ha potuto tornare anche il Poliministro ne è capace. Percepisco un'aura malvagia che incombe sulla città, è preoccupante. Non può essere. Poliministro sta cercando di assorbire l'energia dall'aura della città.
Che cosa facciamo, Whisper? Beh, è ovvio, dobbiamo... Ci resta solo una cosa da fare. Dobbiamo chiudere l'ascensore yokai e in fretta, non c'è tempo da perdere. Mi sembra una decisione avventata, sei sicuro che sia la cosa giusta? Se chiudi l'ascensore non potremo più restare nel mondo degli umani. Un attimo, che cosa significa? L'ascensore yokai è come un ponte di collegamento tra i due mondi. Se chiudi il passaggio le due parti torneranno a essere separate. Tutti gli yokai che ora sono qui saranno respiriti nel loro mondo. No. Non possiamo aspettare, Nate. Schiere di yokai si stanno riversando qui proprio in questo momento. Gli umani non se ne sono ancora resi conto, ma lo faranno presto. Io non posso. No, mi dispiace. Se è ciò che dobbiamo fare, non ci tireremo indietro. È quel tuo atteggiamento risoluto che mi rende fiero di essere il tuo valletto. Bene, Nate. È ora di ricostruire i sigilli di Valdoro. Questa volta però dovranno essere molto più resistenti. E per questo dovremmo far fiorire i ciliegi. I ciliegi? Perché? E come? Non temere, ho proprio quello che fa a caso nostro. Polvere di bocciole, sì, me lo ricordo. Spargi un po' di questa polvere sui boccioli di ciliegi e fioriranno. Ora non ci resta che trovare un modo per fermare l'avanzata degli yokai. Forza, non abbiamo tempo da perdere in chiacchiere. Siete fortunati che amo questo mondo, altrimenti non gli trarei mai gli umani. Andate a creare nuovi sigilli. Io fermerò l'incursione degli yokai. Buona fortuna, Nate. Grazie. Bene, come ho detto poc'anzi, termino qui l'episodio perché comunque sia domani ci sarà lo scontro finale col Poliministro, quindi finisce anche la Nuzlocke. Che io vinca, che io perda, non cambia il fatto che sia stata una grande avventura. Quindi Cuggio, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Yo-Kai Watch Nuzlocke. In descrizione vi ricordo che ci sono i link per Twitter e anche per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.